Mister Tellino, la vittoria era sfumata più volte, mancava da Perugia, oggi la partita perfetta. No, perfetta no, perché c'è sempre da lavorare, però sapevamo di trovare una squadra con qualche assenza e ne abbiamo anche approfittato, perché obiettivamente abbiamo fatto una partita con grande ardore, con grande agonismo, con grande voglia, con grande energia. La squadra ha fatto secondo me un ottimo primo tempo, un secondo tempo più diciamo guardingo, però insomma delle volte abbiamo perso dei punti importanti con prestazioni buone, oggi abbiamo fatto una buona prestazione e abbiamo vinto. Non era facile dopo la sconfitta di Aspi di trovare le energie, la voglia di crederci sempre, di cioè, come questo è interpreto che secondo me siamo un gruppo molto compatto, a partire dal più in alto in grado a quello più basso, e stiamo lavorando per cercare di fare un finale di campionato comunque dignitoso, importante e condito anche da dei punti che non guastano. Noi vogliamo crederci finché la matematica non ci penalizza, quindi sarà così fino alla fine. Deli ha detto che finalmente si sente bene e vuole dare un contributo importante alla casa. Oggi ha dato una prestazione veramente importante e un gol davvero bello. Francesco è un ragazzo che è stato preso per questo, per delle grandi qualità che lui ha. Diciamo che Matteo e Emanuele lo conosciamo bene. Io l'ho trovato da avversario moltissime volte e mi ha fatto una grandissima impressione. È arrivato dopo molto tempo che era inattivo, ora la condizione è sicuramente cresciuta, almeno a 60 minuti nelle gambe, e i 60 minuti nelle gambe di Ciccio Deli per noi sono molto importanti. Cambieri ha dato un ulteriore risposto della sua qualità e sta diventando anche, cioè, non perdona, quando ha l'occasione. Beh, qualche volta ha perdonato, oggi è stato bravissimo perché non era facile credere su questa palla. Lui dobbiamo lasciarlo tranquillo che cresca ancora di più perché ha dei margini, però è un valore aggiunto, è un ulteriore testimonial della squadra giovane che stiamo offrendo prestazioni. Anche Torrasi è un problema molto importante. Sì, diciamo che Emanuele è un ragazzo che delle volte si nota di meno perché ha meno gamba, però è un ragazzo per me che ha un futuro straordinario, nel senso che veramente ha una comprensione del gioco innata. Oggi l'ha dimostrato veramente a più riprese e sono contento per lui, ma sono contento soprattutto per quello che stanno offrendo questi ragazzi qui. Ad Alessandria per confermare? Ad Alessandria per cercare di fare quello che abbiamo fatto finora, prestazioni e condite da qualche risultato in più.